Namaste, ben ritrovati in questo spazio nel nostro viaggio all'interno dei chakra. Oggi andiamo a fare esercizi per attivare e riequilibrare il sesto chakra, quello del mentale superiore, Ajna Chakra. Il nostro chakra della mente superiore è connesso con le qualità più elevate della nostra mente, come imparare a utilizzarla nel suo massimo potenziale. Per attivare e riequilibrare questo centro occorre molto allenamento e pratica. La meditazione è un ottimo strumento per cercare di fare un po' di silenzio, che non significa non avere pensieri, ma semplicemente riuscirli a ordinare un po' di più. Nel corso approfondiremo ulteriormente questi argomenti. Adesso tranquillamente fai soltanto le tecniche di base che ti guiderò. Ora andiamo a portarci in una posizione comoda o con un cuscino sotto ai coccigi, oppure a sedere a gambe semidistese, o se sei comoda anche con le gambe incrociate. E all'inizio proviamo a abbassare le spalle, a mantenere su casa la posizione comoda per noi e andiamo a socchiudere gli occhi per entrare un istante in un po' di meditazione, in una breve interiorizzazione, soltanto ascoltando il respiro, lasciandole entrare e uscire dalle narici, riequilibrando la nostra forza vitale interna, quella vitalità che scorre al nostro interno, e proviamo a connetterci con quel centro alla radice del naso, appena sopra alla zona fra le sopracciglia, al centro della fronte, come a portare lì il nostro sguardo. Respiro e mi focalizzo su quell'area che corrisponde anche alla nostra ghiandola epifisi, le nostre ghiandole interne del cervello, che è connessa proprio anche con la capacità di visualizzare, immaginare, creare immagini con la mente. Focalizzati su quell'area e prova a immaginare di emettere una luce violetto o indaco di questo bellissimo colore. Se non ti viene, non ti preoccupare, semplicemente stai con quello che la tua mente ti propone. E ricorda che questo centro è anche connesso con le intuizioni, con tutto ciò che arriva come insight, come intuizioni profonde, anche in quello stato di onde alfa, quando la mente è un po' più lenta, ad esempio nella fase di risveglio o di preaddormentamento. Ora prova a lasciare ancora per qualche respiro emanare questa luce violetta o indaco tutto intorno alla tua testa, come se la tua testa brillasse di questa luce. Piano piano, lasciando andare questa immagine, soffia fuori l'aria, inspirando apriti al cielo, espirando chiudi le mani al tuo cuore e vai a sciogliere pian pianino la posizione delle gambe, o direttamente passando con il bacino davanti alle tue gambe, oppure sfilandole con una mano e con l'altra come di solito, e appoggiando i piedi a terra, le ginocchia alla larghezza circa delle anche, gli alluci che si sfiorano, andiamo a fare child pose, la posizione del bambino Balasana, appoggiando la parte alta della fronte alla terra, come ad assorbire l'energia vitale della terra con la fronte, ma anche con la sua parte posteriore, quella del cielo. Lasciati respirare in questa posizione, col bacino morbido e rilassato. Se c'è molta tensione alle ginocchia, puoi portare un cuscino fra le cosce e le caviglie, che ti aiuta ad alleggerire il carico sulle ginocchia. Respira ancora un istante nella posizione del bambino e poi lentamente vatti ad allungare con le braccia in avanti, fino a sciogliere la posizione, puntare i piedi a terra e qualche volta, se non hai già fatto altri movimenti seguendo qualche video di riscaldamento, vai a sciogliere un attimino la colonna vertebrale nel movimento a onda del gatto, inspirando schiena piatta, espirando schiena curva, portando l'addome dentro.
fino a puntare bene i piedi e le mani, staccare le ginocchia e camminando con i piedi verso le tue mani, larghi come le anche, rilassa un attimino la testa in giù in Uttanasana, fino a fare la posizione di Ardha Uttanasana, la mezza posizione della pinza in piedi. Polpastrelli si appoggiano a terra. Ovviamente se fatichi puoi appoggiarti su dei supporti, su dei mattoncini, su un'altezza. Se fatichi comunque con i polpastrelli a terra puoi mantenere le gambe leggermente piegate. Abbassando le spalle immagina di voler guardare in avanti. Quindi sempre spalle lontane dalle orecchie, addome che preme all'interno e immagina di attivare il tuo terzo occhio, quel sesto chakra che abbiamo contattato prima. Ovviamente ad ogni respiro, se ce la fai, allunghi un po' di più le gambe, se no le mantieni flesse. E respirando porta proprio il centro, il peso al centro fra i tuoi piedi, quindi non troppo indietro, non troppo in avanti, ma proprio a metà, nel centro delle piante dei tuoi piedi. Fino poi ad espirare di nuovo, ad abbassare la testa e da qua, piegando un pochino le gambe, ne stendi una alla volta, ovviamente fino a dove arriva, in un piccolo movimento Odaka di roller, con il bacino che si scioglie e anche le gambe che si allungano un po', fino ad allargare un po' i tuoi piedi e andare a piegare un po' una gamba, un po' l'altra, sempre per riscaldare le tue gambe e andare nella posizione in piedi di Konasana, l'angolo, fino a portare proprio la fronte in avanti, il sedere indietro e le gambe in estensione se ci arrivano e poi come a portare la fronte verso la terra. Ovviamente se hai un supporto, un cuscino, puoi metterti sotto il tuo supporto. Se invece ti senti proprio bene, puoi arrivare con la testa fino giù. Se la tua testa arriva fino a terra senza problemi, puoi staccare le mani, intrecciarle dietro la schiena ed allungare le braccia al cielo. Fino poi a sganciare le mani, a riappoggiare i polpastrelli, raddrizzare la schiena e le braccia, piegare le gambe avvicinando un po' i talloni fra loro e andare pian pianino a premere sui piedi, a salire, aprendoti proprio col cuore, con la fronte verso il cielo, inspirando ed espirando ritornare giù. E da qua puoi appoggiarti come prima sulle mani, portare lo zafu, quindi il tuo cuscino comodo, per andarti a sedere nella posizione della rana e da lì passare di nuovo alla posa di Sukhasana o alla tua posizione eventualmente comoda con le gambe semidistese, quindi la posizione che senti di poter raggiungere. Questi semplici esercizi, più che altro di focalizzazione interna, aiutano a tornare in ascolto del nostro occhio interno, il cosiddetto terzo occhio, l'occhio della telepatia, della connessione, dell'intuito, del mentale superiore. Andiamo a terminare questa sequenza con un breve respiro a narici alternate, portando la mano destra, indice medio sul terzo occhio, il pollice chiude la narice destra, espiri da sinistra, inspiri ancora da sinistra, chiudi la narice sinistra con l'anulare o col mignolo, espiri da destra e di nuovo inspiri da destra. Dopo aver inspirato, trattieni un istante a pieno e poi cambi narice, fuori l'aria, dentro l'aria dalla stessa narice da cui hai espirato, un istante polmoni pieni, cambio narice, espiro e cerca di rallentare pian piano le fasi attive, l'espirazione e l'inspirazione. In questo caso, in questa respirazione base, possono avere la stessa durata, sia l'espirazione che l'inspirazione.
mentre la sospensione a pieno può essere più breve. Per andare poi a terminare questo ciclo di respiro a narici alternate, espirando sempre da sinistra la parte da cui hai iniziato. Ritornare ad abbassare anche il braccio destro, ascoltare un istante gli effetti residui di questa pratica e ascoltare anche il senso di gratitudine profondo per tutto ciò che ti circonda e anche verso te stesso per esserti presa questo tempo da dedicare a te, al tuo ascolto profondo. E con gioia e gratitudine, lentamente, soffiando dalla bocca, ti riapri, inspiri nella posizione della stella, espirando, chiudi le mani al cuore. E se vuoi continuare a percorrere questo viaggio meraviglioso alla scoperta di te stesso, iscriviti al nostro meraviglioso gruppo che sarà proprio sempre attivo, in cui ti sentirai accolto e sempre con qualcuno che ti farà compagnia, il nostro gruppo Facebook e anche il nostro corso di approfondimento sui chakra. Tanta luce, namaste.